Nascono due centri a sostegno delle donne, uno al Borgo Vecchio e l'altro allo Zene di Palermo, grazie a un gruppo di psicologi e assistenti sociali in collaborazione con le associazioni, per esempio Andala, Mille Colori Onlus e We World, il servizio di Laura Pasquini. Percorsi per la crescita individuale delle mamme di due quartieri disagiati di Palermo. Parte così il progetto che coinvolge il San Filippo Neri e Borgo Vecchio, realtà dove la dispersione scolastica, lo dicono i dati, è alta e diffusa ancora, è l'idea che la donna per realizzarsi debba essere moglie e poi madre. Nessun finanziamento pubblico, ma i fondi li investe attraverso le donazioni We World, associazione non governativa italiana, presente anche all'estero, dall'Africa all'Asia, che lotta contro le disuguaglianze a supporto dell'infanzia e delle donne. Un progetto nato dalla collaborazione con le associazioni no profit Andala, per esempio in Mille Colori Onlus, già presenti e operative nei due quartieri palermitani e che forniscono l'accesso ai servizi, centri dove è possibile anche studiare o imparare un mestiere e dove i figli possono essere seguiti da figure professionali adeguate. Vogliamo favorire l'orientamento di queste donne ai servizi che già esistono nel territorio, perché il territorio è in grado di offrire assistenza sociale, psicosociale, sanitaria, educativa e opportunità di lavoro, ma queste donne non riescono ad arrivare ai luoghi che possono offrire queste risposte. Per cui il centro è prima di tutto un'occasione di orientamento. E le mamme ne traggono benefici reali. Fanno prendere terza media chi non l'ha presi. Questi anche bambine di farli andare avanti invece di farli sposare prima del suo tempo, pure che è una cosa buona. In chiusura la RAI ricorda a tutti i telespettatori che il 28 febbraio scade il termine utile per il pagamento del canone con una piccola sovratassa. Eviterete così di incorrere in ulteriori spese e sanzioni. Per le modalità di pagamento consultate il sito www.abbonamenti.rai.it, televideo alla pagina 380 oppure telefonate al numero 199-123-000. Il telegiornale è terminato, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.